Grazie dell'invito, buonasera a tutti. Io vorrei subito congratularmi con chi ha organizzato questo seminario, il primo a cui assisto. Io non sono come il Presidente al primo mandato, sono al secondo, ma in 5 anni non ho partecipato perché non mi hanno invitato, né mi sono fatto partecipe di organizzare un evento del genere, quindi accolgo veramente con favore i vari stimoli, i vari inviti che voi oggi avete messo intorno a questo tavolo. Io devo dire che, in maniera chiara ve lo dico, sono stato ieri al convegno a cui faceva riferimento il Presidente della Regione Toscana in precedenza, che si è svolto ieri a Roma, su quello che è un po' il futuro delle regioni anche in considerazione della nuova riforma costituzionale. Ho sentito oggi parlare, anche in considerazione della proposta fatta dal Presidente Rossi, di macro-regioni. Noi, come sapete, insomma, come Umbria siamo in mezzo, e quindi l'abbiamo subito colta con interesse, per dire finalmente anche noi avremo un mare, no? O di qua o di là, almeno da questo punto di vista avremo una costa estiva. Però guardate, quello che ho colto ieri intanto da quel convegno, da una lettura della riforma, ormai insomma in dirittura d'arrivo, è intanto che, a prescindere dalle riorganizzazioni, ancora le regioni avranno un ruolo, perché questo non era scontato. Questo è stato messo in dubbio da molti in questo procedimento di riorganizzazione, e ieri, con questa anche diciamo evidenziazione in conseguenza di questo processo di riforma, finalmente abbiamo avuto una parola importante rispetto a quello che potrà essere in futuro un ruolo da parte delle regioni. E vi dico questo perché, in questo mio saluto sarò breve, però avendo un po' vissuto, sentivo prima la Presidente Meucci rispetto anche a questo rapporto Giunta-Consiglio, ma guardate, insomma, spesso non ci si parla, non è che insomma dobbiamo inventarci tante cose, eh. Spesso insomma il Consiglio, l'Assemblea Legislativa fa ombra alla Giunta, anche su materie di questo genere. E lo dico sia a livello di rappresentanza sia a livello di uffici. E quando poi vado a leggere i dati che interessano molti consiglieri, come diceva prima la dottoressa Bastianin, che ringrazio, insomma, avendo anche una formazione giuridica, l'apprezzamento per i relatori di oggi è stato, e li ringrazio, l'apprezzamento per delle eccellenze, delle professionalità che è difficile anche trovare. Quindi da questo punto di vista un ringraziamento ed un invito a darci una mano, un inizio di collaborazione anche a noi regioni, col Presidente ci siamo sentiti anche al telefono, che stiamo iniziando un procedimento complicato, un percorso difficile, con riscontri ancora forse non evidenti. Ma noi ci crediamo, intanto noi ci crediamo. E se alcuni consiglieri magari ancora non hanno, anche dal punto di vista culturale, la voglia di scommettere su questa sfida perché magari non ha un consenso veloce, beh, ma noi siamo anche altro, eh. Non è che insomma si può fare 5 anni di campagna elettorale ogni volta. C'è anche qualcos'altro, la politica è anche altro. Allora, dicevo questo perché quando vedevo alcuni dati, un po' di tempo fa i miei collaboratori mi hanno presentato una scheda in cui si diceva che nella programmazione 2007-2013 l'Italia ha messo a disposizione della Comunità Europea circa 110 miliardi, ce n'hanno ridati potenzialmente 72. Di questi 72, gli ultimi dati ci dicono che probabilmente non riusciremo a spenderne 50. Ma allora, insomma, ancora parliamo di qualcuno che dà fastidio a qualcun altro? Ma intanto questi sono soldi nostri. Ma allo stesso tempo, se non ci abbiamo la possibilità di spenderli tutti e spenderli bene, a prescindere da chi
ha responsabilità di governo o meno, ma che servizio facciamo? Quando io vado in giro e mi dicono, ma lei lo sa che il 95% delle aziende è piccola o micro? E il 38% rispetto a questo 95% delle aziende dei bandi riguarda solo le grandi aziende. Ma noi che cosa gli rispondiamo? Che non c'eravamo? Che facciamo parte del Consiglio e non della Giunta? Che non riusciamo ad incidere sui processi anche di formazione legislativa? Allora, quello che diceva anche il dottor Pietrangelo, crediamoci, diamo un ruolo, prendiamo un'autorevolezza, cerchiamo di radicarci nel territorio, c'è una prateria anche da questo punto di vista da poter in qualche modo intraprendere, ma soprattutto è il nostro compito, è il nostro di politici, è il vostro di strutture, e quindi su questo dobbiamo e abbiamo una sola possibilità. Cioè, se noi mettiamo l'asticella dei 100.000 euro per un bando e la maggior parte delle aziende ci chiede i 10.000 e quindi le facciamo fuori perché magari le strutture dicono, ma insomma dopo ci sono troppe domande, ma insomma di che stiamo parlando? Allora, scusate, ma era solo per darvi degli input che a noi ci servono per tastare il testimone di quello che stiamo dicendo, e allo stesso tempo lo stato di salute anche di un'assemblea legislativa si misura sulla possibilità che ha l'assemblea legislativa di incidere. Allora, grazie Presidente, grazie ai relatori, l'Umbria c'è, io come Presidente della prima Commissione mi sento la responsabilità di dare continuità ad un seminario che credo è stato di fondamentale importanza intanto per la mia formazione culturale e per poter in qualche modo replicarlo, se possibile, grazie anche alla vostra collaborazione nella mia regione. E poi insomma ci vuole un entusiasmo, un orgoglio, insomma uno sprint che, insomma, se qualcuno non ce l'ha è un problema suo, insomma noi siamo altro, eh. Io lo dico sempre perché poi alla fine ognuno ha la responsabilità di quello che fare, noi siamo delle generazioni che nascono anche con il sorriso e con la voglia di fare. Grazie a tutti.